Buongiorno e benvenuto in questo viaggio in cui ti porto con me nella lettura del testo Un Corso in Miracoli. Continuiamo con il ripasso delle lezioni e prima di dedicarci a questo ascolto desidero creare uno spazio in cui possiamo davvero ricevere le parole del ripasso di oggi, uno spazio in cui possiamo veramente far scendere queste idee al piano del sentire, al piano dell'esperienza, che non sia solo una cosa bella da ascoltare, ma che sia qualcosa che vive dentro di noi e che vive in tutto ciò che facciamo, che ci ricorda chi siamo, qual è la nostra volontà e qual è la nostra vera funzione. Inspiriamo profondamente vita. La vita che siamo, pura presenza, così come siamo. Ed espiriamo facendo uscire insieme all'aria tutto ciò che ci fa sentire insicuri, tristi, dubbiosi, preoccupati, tutto ciò che ci allontana da quella sensazione di vita. Lasciamo uscire anche tutte le scuse che ci mantengono lì dove siamo, tutte le scuse che danno la responsabilità al mondo esterno, al nostro stato. Creiamo questo spazio per accogliere queste parole, per predisporci alla gioia. E da questo spazio spalanchiamo il sentire alle idee che ripassiamo oggi. Lezione numero 88. Oggi ripasseremo queste idee. Idea numero 1. La luce è venuta. Scegliendo la salvezza invece dell'attacco, scelgo semplicemente di riconoscere ciò che c'è già. La salvezza è una decisione già presa. Attacco e rancori non sono una scelta reale. Ecco perché scelgo sempre tra verità ed illusione, tra ciò che c'è e ciò che non c'è. La luce è venuta. Non posso che scegliere la luce, perché non ha alternative. Ha sostituito l'oscurità, e l'oscurità è scomparsa. Queste potrebbero dimostrarsi utili forme per applicazioni specifiche di quest'idea. Questa cosa non può mostrarmi l'oscurità, perché la luce è venuta. La luce in te, il nome, è tutto ciò che io voglio vedere. In questa cosa voglio vedere soltanto quello che c'è. Lezione numero 2. Non sono soggetto ad alcuna legge all'infuori di quella di Dio. Qui c'è l'affermazione perfetta della mia libertà. Non sono soggetto ad altre leggi all'infuori di quelle di Dio. Sono costantemente tentato di fare altre leggi e conferire loro potere su di me. Soffro soltanto a causa della mia credenza in esse. Esse non hanno assolutamente alcun effetto reale su di me. Sono perfettamente libero dagli effetti di tutte le leggi tranne quelle di Dio. E le sue sono leggi di libertà. Queste potrebbero essere forme specifiche utili per l'applicazione di questa idea. La mia percezione di questa cosa mi mostra che credo in leggi che non esistono. In questa cosa vedo all'opera solo le leggi di Dio. Che in questa cosa io lascio operare solo le leggi di Dio e non le mie. Eccoci qua. La luce è venuta. Che cos'è la luce? La luce è essere consapevole che sono presenza, essere consapevole che sono vivo. La luce è venuta, sono cosciente del fatto che sono presenza. Lo so, lo sento. Lo sento mentre cammino, mentre vivo la vita, chiamiamola di tutti i giorni, da un altro punto di vista. Adesso so chi sono. Adesso so qual è la mia funzione? Adesso so quanto potente è la mia volontà.
la mia volontà di vedere, la mia volontà di percepire il mondo per com'è davvero. Alcune lezioni fa parlavamo anche di silenzio. Ecco che luce e silenzio si equivalgono. Adesso che so di essere luce, non c'è niente che mi possa spegnere. Io posso entrare in una stanza buia senza luce, ma io non mi spengo, io continuo ad essere luce. E sia luce che silenzio sono infiniti. Il silenzio non sta ad alcuna legge. Nessuno può spegnere il silenzio. Nessuno può togliere il silenzio. Ecco che quando diventi consapevole di tutto ciò, del fatto che puoi connetterti in ogni momento al tuo silenzio, puoi lasciarti guidare dalla tua voce interiore, dalla tua bussola interiore, puoi connetterti sempre a quello stato di silenzio che è lo stesso stato in cui tu senti di essere luce, senti di essere pura vita, pura presenza, puro amore. Ecco che quando senti profondamente questo, niente più ti può corrompere. Nessuna legge del mondo della forma può cambiare la tua traiettoria. Stai nel cammino, so che in alcuni momenti ci mette molto alla prova ascoltare queste parole, luce, silenzio, pace. E allora prova ad andare al di là del significato enorme che abbiamo dato a queste parole. Connettiti al significato che c'è al di là di queste parole, che alla fine è: sono vivo, sono presente. Sono stato creato perfetto dalla vita. Sono al sicuro. Niente mi può davvero attaccare se non il mio pensiero di essere attaccato. Bene. Trovi il testo di questa lezione con le due idee del giorno e i rispettivi commenti nel profilo Instagram Leggendo Miracoli, e mi ritrovi qui domani con la lezione numero 89. Buona giornata.